Termina così, Bari 0 Potenza 2, la doppietta di Baclé condanna alla prima sconfitta il Bari di Massimo Carrera. 080-501-4668 per le vostre telefonate, ma intanto vedo già in collegamento Skype con noi Enzo Tamborra. Ari, buonasera Enzo. Ciao, ciao. Enzo, il Bari ci ha provato nel secondo tempo, però è stato poco preciso, diciamo così, sotto porta, ancora poca cattiveria, insomma, si è sprecato molto e così difficilmente puoi riprendere un risultato. Purtroppo sì, diciamo che nel secondo tempo si è giocato con un piglio diverso rispetto al primo, però forse si è regalato un tempo agli avversari, nel senso che la squadra non era, come dire, molto determinata nel primo tempo. Poi possiamo anche parlare degli episodi, perché il rigore concesso al Potenza è inesistente, però poi hai tempo per recuperare e non lo fai. Nel primo tempo il Bari, tranne che negli ultimi 10 minuti, praticamente mi è sembrato un Bari abbastanza simile a quello del pre-carriera. Nel secondo tempo abbiamo visto una squadra più determinata, una squadra col piglio più aggressivo, una squadra che ha creato anche delle occasioni da gol importanti, però è mancata la lucidità. Clamoroso l'errore sotto porta di Antenucci, che avrebbe potuto riaprire, direi, al momento giusto la partita, perché insomma ci sarebbe stato parecchio da giocare, almeno il pareggio l'avremmo potuto raggiungere. È una ricaduta, nel senso che purtroppo spezza l'incantesimo che si era creato con l'arrivo del nuovo mister, però adesso, come abbiamo detto in tante occasioni, bisogna soltanto cercare di arrivare ai playoff in una condizione tale da poterci giocare qualche carta. È chiaro che quando perdi mezzo campionato per trovare la quadratura del cerchio, miracoli non se ne fanno. Non abbiamo mai riconosciuto a Carrera la capacità di fare un miracolo. Certo, ha fatto delle cose importanti, ha restituito un pizzico di entusiasmo, adesso però bisogna fare attenzione a non perderlo per una sconfitta comunque dolorosa, perché comunque perdere in casa 2-0 col Potenza è una sconfitta dolorosa, molto dolorosa. Dolorosa anche perché, Enzo, poi con la vittoria dell'Avellino, contemporanea vittoria dell'Avellino contro la Paganese, abbiamo perso ulteriore terreno proprio sulla squadra irpina. Allora, abbiamo già un primo ascoltatore in linea, pronto? Sì, pronto? Sì. Pronto, buonasera. Sì, sono Giuseppe, buonasera. Ciao Giuseppe. Senta, io volevo dire solamente una cosa. Non è per essere pessimisti, per l'amor di Dio, me le guarderei bene. Cerchi di ascoltare oggi, noi al telefono, non la TV. Troppo di tutto. Gli avversari correvano a miglia all'ora. Noi guardavamo. Grazie per il tuo intervento. Beh sì, Enzo, è diciamo la fotografia, no, di questo primo tempo che il Bari purtroppo ha giocato al di sotto delle aspettative. Però una scintilla, Enzo, l'entrata in campo di Rolando ha portato quella vivacità, quel brio che serviva, insomma. È vero, però purtroppo da solo non riesce a cambiare le sorti della partita. Diciamo che oggi si è avuta un'altra, purtroppo, conferma. Nel senso che è una squadra che di fronte alle prime avversità si perde. Fermo restando che, ripeto ancora una volta, il rigore grida vendetta, perché è un rigore inesistente, però tu hai tutto il tempo per ribaltare la situazione, puoi farlo, non ti devi scoraggiare. E la cosa che dispiace è che questo scoramento venga a volte proprio dei leader, dei giocatori dei quali ti aspetti magari una reazione immediata. Oggi abbiamo visto un Marras che ad esempio è stato non lontanissimo parente, neppure parente del Marras che aveva giocato molto bene a Castellammare di Stabia. Una partita negativa di Marras con l'aggravante dell'espulsione nel finale, che comunque priverà il Bari di Marras nel match di sabato a Terni. Lo stesso Antenucci, insomma, ha fallito un gol incredibile per uno come lui. Io posso capire che sbagli i rigori, però non mi aspetto un errore del genere sotto porta. Cianci mi è apparso, come dire, un po' in difficoltà dal punto di vista fisico oggi, in realtà. Ho visto un Cianci abbastanza statico, un po' in difficoltà nei movimenti, insomma. E poi anche Dursi, praticamente un Dursi che non è mai riuscito a saltare l'uomo. Cioè, in quel quartetto offensivo dove noi pensiamo di avere, come dire, la vera differenza, di fare la differenza rispetto agli altri, c'è stata la differenza in negativo.
Abbiamo un altro ascoltatore in linea, pronto? Ciao Michele, saluto Enzo. Enzo, qua ci sono arbitri veramente scandalosi come quello con la Terrana, rigore inesistente, purtroppo ce lo dobbiamo aspettare, questa è la categoria troppo deludente, la Serie C è fatta proprio di arbitri deludenti e dopo qualcuno si è mondato la testa, qualcuno si deve stare ancora sulle spine perché deve ancora dare qualcosa, non è qui, non abbiamo fatto niente ancora, il mister ha dato qualcosa però qualcuno si è mondato la testa e qui dobbiamo a ogni partita e vincere delle battaglie, vincere, qui è inutile vedere un primo tempo scialbo e dopo fare ognuno per conto suo. Grazie, la grazie. Non va da nessuna parte così. Grazie, grazie per il tuo intervento. Enzo, tu vedi, diciamo, una sorta di rilassamento oppure è una cosa fisiologica che può capitare? A caso, nelle scorse settimane, quando il Bari ha cominciato a inanellare qualche risultato, tu ricorderai, io ho parlato di un Bari convalescente tendente alla guarigione, no? Sì. Però era convalescente, cioè non si può pensare che una squadra che ha avuto tutti i problemi che ha avuto il Bari in precedenza possa improvvisamente diventare la vera corazzata. La realtà è questa, perché poi nel calcio non ti inventi nulla, perché le colpe possono essere state di Auteri, però fino a un certo punto. Cioè io credo che alla fine oggi sia la dimostrazione. Forse abbiamo perso il collegamento con Enzo. Sì, ora ti sentiamo. Ha dei problemi che emergono, evidentemente, soprattutto quando accade qualcosa che non ci aspettiamo, quando si va incontro a qualche episodio negativo, no? Era successo tante altre volte, oggi si è ripetuta la storia. Ripeto, rigore inesistente, ha ragione Gennaro, io ho visto anche la partita della Ternana, la Ternana ha avuto a favore un rigore pazzesco, cioè un rigore fantasma, incredibile. Ma al di là di questo, tutto sommato è un episodio che ti capita dopo pochi minuti di gioco e puoi sicuramente raddrizzare le sorti dell'incontro. Fermo restando che noi non dobbiamo sempre schiacciare tutto sul Bari, perché bisogna anche fare i complimenti al Potenza. Il Potenza ha segnato un secondo gol che ha ricordato il Barcellona, sono entrati col pallone in porta praticamente, doveva aver tagliato la difesa del Bari e stavamo ripetendo lo stesso schema nel secondo tempo. Il Potenza, che è una squadra di medio-bassa classifica, però da quando c'è Gallo ha ottenuto 3 vittorie ed un pareggio, 10 punti in 4 partite, quindi è una squadra che si sta riprendendo evidentemente. Al di là di questo, io mi aspetto che dopo aver subito il gol il Bari abbia immediatamente una reazione forte, che non aspetti il secondo tempo per tirar fuori, come dire, l'orgoglio. Eh sì, un Fabio Gallo che ha comunque rivitalizzato il Potenza che navigava in cattive acque. Nel frattempo abbiamo un altro ascoltatore in linea. Pronto? Pronto? Sì. Buonasera. Buonasera. Senta, vorrei porgere pure io un piccolo accorgimento. Prego. Fermo restando che il primo tempo gliel'abbiamo regalato al Potenza, perché 3-4 calciatori, tra cui Dursi, Marras, insomma, stavano proprio al 20% delle loro possibilità. Però io la domanda che vi rivolgo è questa. Il nostro presidente che cosa aspetta a fare un po' la voce alta come fanno tutti gli altri? Cioè non si può vedere un calcio di rigore dato in quella maniera e rovinarci la partita. È vero quello che dici tu, Enzo, è vero, però il problema resta che noi gli abbiamo spianato la strada alla Potenza, va bene? Può darsi che il primo tempo terminava 0-0, la partita terminava 0-0, va bene? Ma non è questo il discorso. Il secondo tempo poi ci siamo messi là all'arrembaggio, 3-4 grossi interventi del portiere, tanti cartellini gialli a destra e a manca, quando se tu ti vai a vedere il rigore oggi concesso contro il Francavilla è regalato anche alla Ternana. Sei stato molto chiaro. Da ridere. Grazie, l'abbiamo detto. Sei stato molto chiaro, sì, vai Enzo. Sì, sì, l'abbiamo detto, ripeto, noi dobbiamo essere lucidi nell'analisi perché se attribuiamo la sconfitta al rigore subito, che per carità è un rigore inesistente, lo ripetiamo ancora con forza e la società si faccia sentire quando accadono queste cose, ma al di là di questo, però, a mio avviso, se vuoi diventare grande squadra devi reagire alle avversità,
perché è un po' come nella vita, no? Se vuoi diventare un grande uomo devi saper reagire alle avversità. Quella è stata un'avversità, un episodio che indubbiamente ci ha spiazzati, fermo restando che l'approccio alla gara, non so se concordi Michele, non era stato dei migliori, a prescindere dal gol del Potenza. Non... Sì, forse un po' blando, sì. Un po' blando, diciamo così, però poi è tempo per rimediare, devi farlo con più forza, con più energia. Invece oggi francamente nel primo tempo è stato un Bari molto più simile al Bari pre-carriera che non a quello che abbiamo visto di seguito. Nel secondo tempo si è vista un'energia diversa, insomma la squadra ha fatto quello che poteva fare sul piano caratteriale, però poi è mancata la lucidità, perché abbiamo sprecato anche delle potenziali occasioni da gol, perché a volte arriva a tirare in porta, ma a volte dai l'impressione di poter arrivare più facilmente al tiro e magari sbagli l'ultimo passaggio, perché noi a volte consideriamo le occasioni perse le occasioni pulite, cioè quando uno tira in porta. Invece a volte, se ricorderai, abbiamo avuto anche la possibilità di sfruttare meglio delle situazioni che ci eravamo creati, ed è mancato veramente l'ultimo passaggio, è mancata la lucidità. Ecco, questa squadra non deve smarrirsi alla prima avversità, perché purtroppo queste cose capitano, e poi soprattutto nell'ottica delle partite che varranno un'intera stagione, insomma, bisogna in qualche modo rafforzarsi da quel punto di vista. Sì, sì, ed è così purtroppo. Un altro ascoltatore in linea prima di andare al San Nicola. Pronto? Sì, buonasera a voi, Nicola Berardi. Ciao Nicola. Solo una considerazione, non guardiamo la Ternana, non guardiamo l'Avellino, non guardiamo il Potenza che oggi è venuto a fare la partita della vita qui, come sempre, che noi risuscitiamo i morti. Però quello che ho sempre fatto io una considerazione in questo periodo è che noi ci affidiamo molto all'attacco, però il centrocampo e la difesa sono dei punti cardine della squadra che per tanti motivi sono molto deficitari, e quindi abbiamo queste partite. Grazie, grazie Nicola per il tuo intervento. Beh Enzo, comunque è una squadra che così formata dobbiamo portarcela fino alla fine dei playoff, poi magari si potrà cambiare qualcosa nel prossimo anno. Guarda, mentre parliamo mi arrivano le notifiche dei risultati che cambiano. E il Cagliari che vinceva 1-0, intanto qui stanno spegnendo sì, tutto. Sì, ti vediamo in penombra. Il Cagliari che stava vincendo 1-0 sul campo della Sampdoria, no? Ha sì. Subito 2 gol in 2 minuti. Cioè, quello che voglio dire, un allenatore può portare anche dei benefici, come ha fatto Semplici a Cagliari e Carrera al Bari, però dei problemi di fondo restano. Guarda caso, nel giorno in cui perde il Bari, sta perdendo anche il Cagliari, che si è fatto rimontare in 2 minuti 2 gol dalla Sampdoria. Quindi vuol dire che poi l'allenatore può fare tante cose, ma non può fare tutto. Non può fare miracoli, soprattutto, nonostante la bravura, insomma, di Massimo Carrera. Allora, se non abbiamo un'altra telefonata in linea... Sì, io darei subito la linea a Barba... Grazie Enzo per essere stato con noi in questo spazio. Linea Val San Nicola da Barbara Cirillo e Antonio Di Gennaro. Sì, allora noi ci siamo qui in diretta da San Nicola, buonasera mister, un Potenza che forse ci si aspettava, forse un Bari che non ci si aspettava, che cosa è successo oggi? È successo, abbiamo sbagliato l'approccio al primo tempo, quindi non abbiamo giocato, tutti troppo statici, fermi, nessuno che si attaccava lo spazio, quindi questo è l'errore che ci fa capire tante cose, no? Che tu, quando tu vai in campo pensando di aver già vinto una partita sulla carta, questo sono i rischi che corri. Se non vai in campo con la cattiveria e la motivazione giusta, puoi perdere con qualsiasi squadra. Il secondo tempo però, Massimo, ho visto una squadra, si è visto subito, Antenucci da un po' di filata ha calciato alto, poi sono state 2 occasioni che e lì la partita si può riprendere. E ho visto una squadra, però poi dopo l'occasione quella di Cianci e il non passaggio di Maras per Cianci, la squadra forse ha perso, diciamo, fiducia anche in quelle occasioni. No, fiducia no, ha fatto bene la retroguardia del Potenza, si sono difesi bene, noi abbiamo fatto delle scelte sbagliate quando avevamo la palla, sicuramente potevamo riaprire la partita, ma quello che sottolineo è la mancanza di cattiveria di gioco del primo tempo, che assolutamente è da rivedere, c'è da lavorare, non eravamo dei fenomeni prima, non siamo dei brocchi adesso, quindi sappiamo che ogni partita è diversa dalle altre e sappiamo che se non vai in campo con la cattiveria giusta non è facile. Senti,
sull'attacco, che sono un po' il segnale che manca il gioco, che manca l'idea, che manca... No, non è che manca l'idea, quando non ti muovi in attacchi di spazio, ti muovi nello spazio, fai fatica a giocare la palla e quindi i difensori ricorrono al lancio lungo. Quello è successo, perché eravamo quattro attaccanti fermi sulla linea, nessuno che si muoveva negli spazi, nessuno che attaccava, eravamo timorosi di giocare la palla, e quindi questa è stata la sintesi del primo tempo. Mister, all'inizio del campionato si vede una squadra che quando va sotto fa fatica a riprendere subito la partita, a rientrare subito in partita. Secondo lei da che cosa può dipendere? Ma quando hai l'occasione per riaprire la partita devi far gol, solo quello. Nel secondo tempo, ripeto, abbiamo creato delle occasioni per riaprire la partita, oggi siamo riusciti e basta, quindi solo quello, c'è da capire queste situazioni qua. La terza espulsione in 5 partite ti preoccupa? Ma no, mi fa arrabbiare, perché posso capire la munizione del secondo giallo, ma non concepisco la prima per proteste, quindi è quello che devono capire. Che devono accettare la decisione dell'arbitro e basta. Senti, sono andati un po' l'interscambio anche di stanotte, cioè non si sono incrociati, sono andati un po' per l'incrocio, sempre proprio il primo tempo, perché nel secondo le cose obiettivamente sono... Sì, no, ma ripeto, nel primo tempo si sono mossi pochissimo senza palla, quindi volevano la palla sui piedi, non attaccavano lo spazio, la profondità, e quindi quando è così è difficile giocare e mettere in difficoltà la squadra avversaria. Un'ultima cosa davvero, poi lascio. Hai usato una parola, Timo Ruggio, che usava anche in qualche volta, no? Cioè, però com'è possibile che una squadra che ha tanti calciatori di esperienza, se penso a Timo Ruggio, se penso ai tanti calciatori di età, non è certamente una squadra giovane? No, questo non lo so spiegare, però non abbiamo giocato il primo tempo. Il secondo tempo la squadra ha giocato il primo tempo, proprio non eravamo in partita. Mister, hai rivisto l'azione del rigore, pareva non esserci, voleva aver cambiato la partita con l'episodio? No, ma io... È andata via la luce? No. Io non metto non discuto mai le situazioni che succede con l'arbitro, quindi io quello che mi preoccupa di più è l'approccio del primo tempo. Mister, anche perché sabato insomma si va a Terni. Vabbè, dobbiamo lavorare in fretta, quindi sono cose che nel calcio capitano, servono per diventare più grandi. Non sono, io ripeto sempre, non sono forti quelli che non cadono mai, ma sono forti quelli che si rialzano subito. Quindi noi dobbiamo rialzarsi subito, con la testa alta, e andare a Terni e fare la nostra partita. E allora, grazie. Queste le parole di Massimo Carrera. Siamo in onda, siamo in diretta. Ci siamo? Sì, dovremmo esserci. C'è stato un momento di buio qui. È andato in blackout anche San Nicola. Ma io credo che abbia parlato da leader, nel senso, ovviamente, che se qualcuno ne aveva qualche dubbio, nel senso che non ha trovato alibi, ha detto quello che abbiamo visto noi, di un primo tempo, dell'atteggiamento, che purtroppo si è, anche nella precedente gestione, questa squadra ha fatto. No? Un Bari poco cattivo, un Bari timoroso, sì, lo ha descritto così, poco evidentemente. Tu giochi un quattro attaccanti, però devi ovviamente attaccare gli spazi, devi fare le cose con cattiveria, saltare l'uomo. Si è visto Durso e Maras, primo tempo non saltavano l'uomo, e se non salti l'uomo sono le caratteristiche di questi calciatori. E quindi... poi vabbè, il rigore lui giustamente, come giusto che sia, perché poi dopo l'1-0 avevi un'ora di partita, sul 2-0 quell'azione che ovviamente è bella da parte di Potenza, però secondo tempo tu hai avuto le occasioni per rimettere la gara, quindi e anche la cattiveria tante. Ci vuole qui, e bisogna rialzarsi, abbiamo una partita che può veramente dare un senso ancora di più a questa stagione con la Ternana, e qui bisogna andare a Terni con la volontà di vincere, con atteggiamento quello diciamo del secondo tempo, ma soprattutto delle altre quattro partite precedenti. E poi quelle troppe espulsioni, hai fatto bene insomma, certo, a chiederlo, no? Ha detto sono... bisogna accettare le decisioni dell'arbitro anche se a volte non sono giuste. Le proteste non servono a niente, anche perché poi sappiamo che è un periodo che poi lo fanno spesso, questo vuol dire che non è un atteggiamento giusto, soprattutto anche i giocatori che poi possono pesare le assenze. Maras è stato prima, poi Bianco, è stato Maita, quindi ora rientra Maita, è rientrato Bianco, Maras sarà squalificato. Ho visto un buon Rolando, perché è entrato molto bene in partita, ha fatto delle buone cose, soprattutto perché saltava l'uomo.
e quindi sarà il sostituto, però queste sono situazioni da valutare proprio in questa settimana. Certo che in un momento d'emergenza poi bisognerebbe evitare anche le espulsioni. Allora Enzo, ti vuoi unire alle danze, anche perché siamo in attesa di avere altre voci. No, guardate, diciamo, proprio mentre andavamo in onda su con Michele Carofiglio, mi è arrivata la notifica, aveva lasciato il Cagliari in vantaggio 1-0 a Genova con la Sampdoria, no? In due minuti ha subito due gol ed è sotto 2-1, cioè voglio dirvi, purtroppo miracoli non se ne fanno, nel senso che poi riaffiorano determinati problemi, no? Il Cagliari con Semplici sembrava aver risolto tutti i problemi, il Bari con Carrera sembrava aver risolto tutti i problemi, invece ci vuole tempo per risolvere i problemi, ogni tanto le ricadute. Oggi nel primo tempo è stata una ricaduta. Posso dire che è una intanto ricaduta, sì, anticipiamo che ci sarà Aderisio ai nostri microfoni. Volevo dire una ricaduta che, se andiamo a vedere con la Viterbese, che poi è stato il passo finale, oggi è una ricaduta che per certi versi, per come era andato questo mese, non dico che è peggio, però deve veramente fare un campanello d'allarme, nel senso che esatto, perché diciamo era, pensavo, una guarigione anche a livello proprio di spirito, di atteggiamento. Ha detto le stesse cose che erano i problemi del Bari in precedenza, ha parlato di quelli davanti che praticamente non davano fondamentalmente una grande mano, un grande supporto alla squadra, si muovevano poco, erano gli stessi problemi che avevamo prima, che erano stati invece la chiave di lettura della reazione che ha avuto la squadra con Carrera, quando abbiamo sempre detto Antenucci rincorre l'uomo, Marras rincorre l'uomo, Dursi, ecco, poi è mancata anche un po' di personalità, devo dirti, perché comunque nel secondo tempo la possibilità di riaprire la partita ci sarebbe anche stata, tutto sommato. Assolutamente sì. E allora prepariamoci a salutare Carlo Aderisio. Buonasera. Ciao. Buonasera. Mister ha parlato di un Bari poco cattivo, un Bari timoroso. Il Potenza vi ha messo così tanta paura, Carlo? Ma penso che non siamo partiti come volevamo e speravamo. La posso togliere? Abbiamo sbagliato l'approccio alla gara e abbiamo preso subito gol sul rigore. Nulla, non è andato come speravamo, però dobbiamo ripartire e questa sconfitta ci deve insegnare tanto e testa già la prossima partita. Volevo dirti che a metà campo loro pressavano molto bene, i due attaccanti sulla difesa, poi veniva Di Livio che un po', diciamo, non vi faceva giocare. Avete questa difficoltà a impostare quando è così, oppure diciamo mancata anche un po' di personalità nel smistare il gioco? Vedevo che erano i difensori poi che ovviamente impostavano. C'è stata questa difficoltà in mezzo al campo tra te e Lollo il primo tempo? Ma penso che loro si abbassavano molto con gli attaccanti per venirci a marcare, per venire appunto sui centrocampisti, e dovevamo muoverla più velocemente. E nulla, non è mai facile trovare gli spazi quando le squadre si vengono a chiudere dietro, però dobbiamo fare sicuramente di più. Se te la faccio a te, sta squadra in alcuni momenti, diciamo anche durante l'anno, fa delle 4-5 partite di livello, di continuità, poi in alcuni momenti si perde e ha queste, diciamo, battute d'arresto che, diciamo, un po' scompensano il bel periodo che era stato fatto in questo mese. Sì, sappiamo che quando... Di crescita anche da questo punto di vista, insomma, in virtù anche di partite importanti. Guarda, gli episodi condizionano sicuramente la gara, a mio modo di vedere, però sappiamo che oggi non abbiamo fatto bene, abbiamo fatto benissimo il primo tempo, possiamo fare sicuramente di più. Se giochiamo tutti uniti e compatti possiamo andare lontano. Se invece ci sfaldiamo un po' come il primo tempo, come è successo il primo tempo, facciamo fatica. No, in qualche modo c'è un problema di personalità, di scarsa personalità del Bari. Ma assolutamente no, non penso che eravamo dei fenomeni una settimana fa e ora siamo diventati tutti scarsi. Penso che ogni partita è una partita a sé, è condizionata da alcuni episodi. Ripeto, possiamo fare di più, ma siamo molto tranquilli perché se giochiamo tutti uniti possiamo fare sicuramente bene. Rivedendolo poteva anche non esserci, perché la terza espulsione in 5 partite può far pensare qualcosa. 3 espulsioni sono tante. Non guardiamo gli arbitri, purtroppo ci sono anche le decisioni storte in una giornata e dobbiamo essere più forti di questo. Il sabato con la Ternana, al di là della partita, diciamo, dell'andata, che era un discorso diverso, qui c'è da recuperare anche un secondo posto perché l'Avellino sta viaggiando.
Sì, una partita stimolante, daremo tutto per dimostrare che siamo un'ottima squadra e che possiamo giocarcela con tutti. Grazie a voi. Queste le sue parole. C'è delusione? Parecchio, ti ricordi, ragazzi, che bei visi, insomma, che avevamo visto il sorriso, quello che piace a noi, ma d'altronde questa è una sconfitta. Le delusioni poi possono anche servire. Sabato è una partita in cui bisogna veramente tirare fuori qualcosa in più, perché insomma poi, come ho detto, c'è l'Avellino, c'è il Catanzaro, e arrivare ci secondo o terzi è completamente diverso, e quindi qui dobbiamo veramente cambiare. Massimo è stato molto deciso, giusto, nel dire che il primo tempo, anche se sei Bari, ti chiami Bari, devi giocare sempre con lo stesso atteggiamento. E allora c'è pronto mister Gallo? Ah, il presidente, andiamo, sì. Sì. Presidente, 10 punti nelle ultime 4 partite, la tua Gallo sembra funzionare. Oggettivamente la nostra squadra ha cambiato volto. Eravamo convinti di avere un organico di qualità che non trovava modo di esprimersi, e oggettivamente l'arrivo di mister Gallo e dei suoi collaboratori, la grande professionalità, la grande voglia, la grande determinazione che hanno portato, insieme anche alla volontà dei ragazzi che si sono messi a disposizione e hanno creduto in questo progetto, ha cambiato un po' pelle alla squadra. E quindi quando poi si innesca un meccanismo virtuoso, ognuno comincia a credere di poter dare un po' di più di quello che ha, e quindi dà un po' di più insieme, questo un po' di più di tutti insieme diventa una prestazione importante della squadra, capace di fare un risultato che oggettivamente forse non era neanche alla nostra portata, però la voglia di soffrire, la voglia di correre, la voglia, ripeto, di dare il 110%, non il 100%, permette a una squadra di realizzare un'impresa come quella che la mia squadra stasera ha fatto qua. È una grande soddisfazione, perché in 100 anni di storia noi non avevamo mai vinto a Bari. Segnale importante di una squadra che ha cambiato anche modulo, e quindi si è vista una squadra che non è venuta neanche a fare le barricate, poi il secondo tempo si è difesa, quindi vuol dire che c'è una mentalità diversa. Sì, no, c'è la mentalità di giocarsi tutte le partite, anche perché nella nostra tabella di marcia per la salvezza questa non era una partita che ci segnava punti. Quindi venire qua nel tentativo di strappare un punto con le barricate, che non avrebbe aiutato il nostro percorso di crescita, di autostima, abbiamo deciso che era molto più opportuno giocarsi la partita. Forse anche con una prestazione ma senza risultato avrebbe aiutato a crescere da questo punto di vista. Grazie a voi tutti. Intanto di Daniele Sicialiento, diciamo ovviamente il tempo di potersi posizionare. Eccolo pronto, buonasera Daniele, è stato bello ritrovarti, no? Al di là poi della prestazione, stai bene ora? Sì, mi sento bene. In questi mesi ovviamente sono stato fuori, però è da un po' che mi alleno e sono a disposizione, penso di star bene. La prestazione, perché ci aspettavamo un Bari totalmente diverso, viste comunque le partite precedenti, si era ricreato l'entusiasmo, speriamo di ritrovarlo. Sì, ovviamente con le partite precedenti si è creato l'entusiasmo, non è svanito assolutamente, è una partita che abbiamo approcciato male, abbiamo avuto anche due episodi sfortunati. Abbiamo avuto la reazione, secondo me, anche se non è bastato visto il risultato, però credo che questa squadra ha ampi margini di miglioramento e credo che da queste partite si possa solo migliorare. C'era molto spazio, a volte creavate il 2-1, però non siete stati, come dire, diciamo, efficaci nel cross, nelle conclusioni. Forse è mancato quello anche, come, diciamo, anche perché avevate molto spazio in quel settore di campo. Sì, in campo avevamo questa sensazione di avere spazio e di avere possibilità di poter far male. Ovviamente ci è mancato quel pizzico finale, quel tocco finale che purtroppo fa la differenza, non siamo riusciti a buttarla dentro, magari con un'occasione sporca la potevamo buttare dentro e potevamo riaprirla. Forse sì, sarebbe andata poi diversamente. Sabato si va a Terni, all'andata poteva essere lo scontro diretto iniziale che insomma ha fatto capire un po' la stagione, è la partita adatta per riprendere il cammino, anche perché l'Avellino viaggia proprio a livello Ternana, eh?
E secondo o terzo sai che è molto diverso, eh? Certo, certo. Noi ci siamo detti tra di noi, ci siamo parlati, abbiamo detto che dobbiamo pensare esclusivamente a noi, non possiamo vedere gli altri, dobbiamo migliorare, dobbiamo arrivare ad avere un'identità ben precisa, dobbiamo arrivare a non commettere certi errori come magari potrebbe essere stato l'approccio di oggi e poi guardare partita in partita, perché in questo momento solo questo si può fare. Vabbè, siamo assolutamente nervosi, cioè arrabbiati per questo risultato, però abbiamo lo spirito giusto per... Può essere stata la terza partita a settimana? Non credo. Ma no, siamo giovani e abbiamo forza, grazie. Abbiamo energia. Daniele Celiento, grazie mille, in bocca al lupo. E soprattutto buon lavoro, insomma. Arriva Mister Gallo. Per questo sì, l'ho scambiato il presidente, ho fatto una gamba. Sì, arriva Mister Gallo. Non pensavo si mettesse quel Buonasera. Cappotto giallo. Buonasera mister. Sera, ciao mister. Devo dire che ho visto una squadra che ovviamente c'era stata anche la vittoria a Teramo, quindi la mentalità è cambiata, il modulo è cambiato, grande pressione sui centrocampisti, sui due mediani, difesa anche abbastanza alta. Poi ovviamente nel secondo tempo un pochino vi siete abbassati, ma ci sta, hai cambiato poi a 5, però credo che sia, diciamo, la strada giusta. Vincere a Bari non è semplice, non avete fatto le barricate, quindi un'ottima prestazione. Ti ringrazio perché hai letto, come sempre, la partita in maniera corretta. Se vengo a fare le barricate a Bari ho poche possibilità per vincere. Quindi io ho detto ai ragazzi che noi sotto l'aspetto della sofferenza, della volontà, non potevamo essere sotto al Bari per poter colmare un po' il gap qualitativo. E i ragazzi in questo senso sono stati straordinari e avevo anche detto che sicuramente avremmo avuto occasione per fare gol, perché in ogni caso abbiamo, secondo me, armi per poter mettere in difficoltà gli avversari. Abbiamo giocatori di qualità, giocatori che sono bravi a giocare tra le linee, un finalizzatore in questo momento che abbiamo recuperato fortunatamente, che ci sta dando soddisfazione. Quindi ripeto, venire a Bari e fare barricate sarebbe stato assolutamente un suicidio. Il Bari sfruttava più la fascia tua a sinistra, cioè la fascia destra del Bari. Hai permesso questo oppure magari non c'erano gli interscambi giusti? Perché poi magari non hanno sfruttato, ma Maras e Celiento avevano l'opportunità spesso di creare, diciamo, due contro uno, l'hanno creato, ma poi con scarsa. Era stata una cosa perché sulla parte sinistra Sarsi, Puttini e Durzi non sono mai riusciti a sfondare. Sì, abbiamo commesso qualche errore perché Zampa da quella parte si faceva invogliare nell'aggredire in avanti, mentre io gli avevo detto di concedere il palleggio perché doveva dare il raddoppio a Maras e Celiento, e quindi in quello abbiamo un po' sbagliato, non era una strategia, marcavamo all'interno i loro mediani mentre dovevamo farlo all'esterno, in modo tale da poi essere più vicini come strada al raddoppio. Però in ogni caso si sono sacrificati e secondo me la partita è stata fatta molto bene. È sembrato un gol incredibile, fatto veramente di grande livello. Se ti dico studiato, passo per presuntuoso e quindi è l'ultima cosa che voglio fare. L'idea di calcio è quella di muovere la palla e giocare puntando, sfidando l'avversario. E questo fa sì che poi trovi i triangoli, trovi, lo sai meglio di me, giocate, e quando poi c'hai Mazzeo che ha quella tranquillità nel palleggio, nella finalizzazione, è una cosa che devi sfruttare. Io penso che ogni giocatore abbia le proprie caratteristiche. In quell'azione c'è stato un recupero straordinario di Coppola, dopodiché ognuno ha fatto quello che deve fare senza voler essere determinanti in momenti, in posizioni del campo dove non lo devi essere. Poi una volta arrivati lì la squadra ha messo fuori tutta la qualità. Sono due giocatori che hanno ritrovato fiducia, hanno fisicità, devono,
devono sempre essere per attenzione al 100% come tutti, però hanno fatto molto bene, ma hanno fatto molto bene tutti quanti. Qui vedo il mio portiere che ci ha tenuto in partita in due situazioni, perché il Bari ha spinto, ha provato a riaprire la partita e lui è stato eccezionale, lo conosco dall'anno scorso, quindi so quanto vale e forse è stato un po' bistrattato quando invece è un ragazzo umanamente, qualitativamente molto molto importante. Importante che Massimo continui a lavorare, perché sta lavorando bene, e non è sicuramente una sconfitta che deve togliere certezze a una squadra che ha grande qualità e che l'ha messa in mostra anche oggi, quindi io auguro a Massimo le migliori fortune, perché oltre a essere un allenatore straordinario è andato a vincere un campionato in Russia, ha allenato in Grecia, quindi stiamo da primo, poi dopo ha fatto esperienze con la nazionale, con la Juve, quindi non devo stare io a dire i meriti di Massimo, però è un amico, quindi gli auguro veramente il massimo delle fortune. Sì, era una squadra che usava il cervello, quindi questo penso che sia la caratteristica principale per poter fare allenatore, essere equilibrati e lavorare sul campo, questo è quello che provo a fare io quotidianamente. Grazie, di nuovo, arrivederci. Grazie. Allora direi che abbiamo forse completato il giro di voci qui al San Nicola e niente, a questo punto... C'è amarezza, però bisogna proiettarsi subito a sabato, sì, alle 15 detto si a gioca tutti, contro sì. la Ternana, ci sarà a Terni ovviamente il nostro Cristian Siciliani, noi saremo in studio, speriamo non soffrire questa volta. No, ci deve essere una prestazione da Bari, come il Foggia qui in casa, come a Castellammare, con l'atteggiamento, la sofferenza però e la decisione che diciamo il primo tempo non c'è stata, il secondo sì, però bisogna essere cattivi. Noi abbiamo avuto anche altre prestazioni in cui ci siamo appellati alla sfortuna, ma quando sbagli tanti gol poi la sfortuna diventa un alibi. E allora l'appuntamento con il Bari torna domani alle 8.30 in Buongiorno Bari e poi come sempre alle 14.30 con il Bianco e Rosso TB Sport. Domani è vero, ti vengo a dare fastidio alla Pro Calcio. Iniziamo questo giro per le scuole calcio, partiamo proprio dalla tua. Grazie a DJ per essere grazie stato a te, grazie con a tutti. Noi, grazie soprattutto a voi per averci seguito. Buona serata a tutti e buon pomeriggio.